Messaggio di Matthew Ward, di Suzanne Ward, 1 dicembre 2022. Con i saluti affettuosi di tutte le anime di questa stazione, questo è Matthew. È nostro privilegio e onore dare il benvenuto a Dio. Grazie Matthew e salve, miei amati figli. Le vostre tradizionali osservanze religiose, le festività, la musica gloriosa, le decorazioni luminose, gli alberi illuminati, i doni e la condivisione con i bisognosi del mio gregge hanno innalzato le vibrazioni a nuove e grandi altezze. Quando sentite o cantate gioia nel mondo e pace in terra, buona volontà agli uomini, lasciate che queste parole risuonino nel vostro cuore. Lasciate che i momenti di gioia di questa stagione con la famiglia e gli amici mantengano alto il vostro spirito mentre entrate in un nuovo anno. Quando vi ho parlato all'inizio di quest'anno, ho detto che sarebbe stato un anno di svolta, e in effetti lo è stato. La lunga era del controllo oscuro è stata spezzata. I cittadini che protestano contro le politiche dei loro governi, gli sconvolgimenti nelle economie nazionali, la missione critica della Russia in Ucraina e tutto ciò che sta accadendo al di fuori dell'opinione pubblica sta arrivando per ordine divino, per liberare la terra da tutte le tenebre. Anche se questo è uno degli sviluppi più significativi di tutto il nostro universo, non significa che le cose saranno felici in un batter d'occhio. Ci saranno confusione e tumulti che potrete considerare positivamente, come lo sgombero dei detriti lasciati da un uragano per rimettere le cose in ordine. Per tutto il tempo avete affrontato con coraggio e senza paura i momenti difficili, miei cari, e ora avete l'aiuto delle vibrazioni che la vostra luce ha contribuito a far salire a nuove altezze. Mentre guardo la mia famiglia terrestre, da un punto del continuum, vedo un'avanguardia di portatori di fiaccole trionfanti che guidano una folla di persone i cui occhi brillano di eccitazione e felicità. Gaia e io vorremmo tanto che tutti accogliessero le prossime rivelazioni con questo spirito, ma sappiamo che alcuni, saldamente radicati nei principi scientifici, nei dogmi religiosi o negli standard istituzionali, potrebbero non farlo. E va bene, per esempio, se non possono credere che alcune parti dei libri sacri siano state scritte da individui egoisti per poter controllare tutti gli altri. Va bene se non possono credere che ciò che è stato insegnato sulla scienza e sulla storia è per lo più sbagliato, o che la teoria del complotto è ciò che viene chiamata l'informazione veritiera quando viene alla luce. E se non riescono a credere che i governi hanno mentito sulle inoculazioni che proteggono la vostra salute e che stanno tenendo nascosti i loro contatti con i miei figli in altre civiltà, va bene anche questo. Se tra queste persone ci sono parenti e amici, ascoltateli con amorevole attenzione, ma non cercate di far cambiare loro idea. Non è una vostra responsabilità o un vostro diritto. Tutte le anime del nostro universo hanno il diritto di imparare al ritmo che è più comodo per loro e hanno tutta l'eternità per farlo. Alcuni di voi non sanno chi sono veramente e cosa faccio, quindi ve lo dirò, ma prima vi dirò chi non sono. Non sono l'essere supremo del cosmo, la sorgente, la totalità, l'io sono unità del tutto. Quello è il creatore. Sono un'anima co-creata dagli arcangeli, ai quali il creatore ha dato il dono del libero arbitrio e del suo partner, la manifestazione, che consiste nell'usare l'energia del creatore per mettere in forma o in movimento le proprie idee. Gli arcangeli hanno creato dei, io sono uno di loro, e dee, e hanno dato a ciascuno di noi la possibilità di scegliere se assumere una forma tangibile o rimanere pura energia. Io ho scelto la seconda.
Il Creatore mi ha scelto per essere l'essere supremo di questo universo, cioè per progettare e co-creare tutto qui, e poi, come supervisore delle operazioni, far sì che tutto proceda bene. E ha scelto altri dei o dee per ricoprire lo stesso ruolo negli altri sei universi. Nei rispettivi domini, ognuno di noi ha proporzionalmente il potere di creatore. Tuttavia esso, come pronome del creatore denota la massima riverenza e rispetto, ha aggiunto questa regola. Non possiamo mai interferire con le scelte di libero arbitrio di nessuna anima nei nostri universi, indipendentemente da quanto atroci per gli altri o pericolose per se stessi possano essere le azioni scelte e da quanto desideriamo intervenire, non possiamo. Ecco perché nel nostro universo la Terra è diventata così nota come una splendida scuola, con una perpetua giostra karmica. Gaia è molto stanca di fornire quel servizio ed è felice che non sarà affatto gravoso quando raggiungerà la sua destinazione di ascensione, in quella che voi chiamate 5D. In realtà le aree dello spazio non sono numerate. I piani di energia diversa fluiscono semplicemente in consonanza con le vibrazioni prevalenti. Ora, il Creatore può fare un'eccezione al suo dono del libero arbitrio e qualche decennio fa, nella vostra concezione del tempo, ha fatto questa. Nessuna anima può far esplodere un'arma nucleare nello spazio. Il motivo è che gli spiriti liberi, anime così avanzate spiritualmente e coscientemente da non aver bisogno di un corpo, e le anime che viaggiano in astrale, sono state distrutte da esplosioni nucleari. Non si tratta di corpi che durano una sola vita, ma di anime che vivono eternamente. Ogni anima è una parte del Creatore e in questo universo di me, e ognuna è valutata allo stesso modo e amata incondizionatamente. Ogni frammento di un'anima frantumata è vitale e la ricerca di ognuno di essi per poi reintrodurre quelli trovati nell'ordine corretto delle vite, fino a quando l'intera anima non è stata perfettamente ricostruita, può richiedere migliaia dei vostri anni. La ricerca continua dei frammenti continuerà fino a quando ogni anima non sarà di nuovo integra e sana. Ecco quanto è importante ogni anima. In linea con l'eccezione del Creatore, ho detto a tutte le civiltà del nostro universo, con la tecnologia per evitare la detonazione di testate nucleari, di farlo. La cosa più interessante per voi è che gli equipaggi nei vostri cieli o i miei figli extraterrestri che vivono in mezzo a voi lo hanno fatto più di una dozzina di volte. So che si parla di una guerra nucleare. Vi assicuro che non ci sarà una guerra e della minaccia occasionale di lanciare un missile. Non è probabile, ma se ci si riuscisse, la testata sarebbe resa innocua come tutte le precedenti. Fammi pensare un attimo, Susie. Ok, grazie. So di cosa voglio parlare adesso. Non c'è problema a chiamarmi con qualsiasi nome vogliate. Rispondo a tutti. Il mio nome proprio è una combinazione di toni e colori pastello, quindi non è pronunciabile. E sono un Dio, quindi egli, lui e suo sono pronomi corretti e anche padre è adatto. Tuttavia, come gli altri amministratori delegati universali, sono androgino, l'equilibrio delle energie femminili e maschili. Gaia, l'anima che ha scelto di incarnarsi nel pianeta e che ha un'energia femminile, può essere giustamente chiamata Madre Terra e mia figlia. Con l'aiuto indispensabile di Sol, l'anima che chiamate Sole e la cui energia è prevalentemente maschile, Gaia e io usammo l'inesauribile energia di luce e amore del Creatore per co-creare un pianeta che risplende di bellezza naturale e di forme di vita spettacolari in tutto il regno animale e vegetale.
Quando finimmo, l'intero pianeta che abbiamo chiamato Terra era un paradiso, il biblico giardino dell'Eden. Le persone, gli animali e le piante conoscevano il loro legame con gli altri e con noi, i loro co-creatori. Tutti vivevano pacificamente e felicemente insieme e comunicavano in modo udibile e telepatico. Purtroppo, alla fine le cose cominciarono a precipitare. Ma Gaia e io continuammo ad amare e a nutrire una civiltà dopo l'altra. Io sono un'amalgama di ogni persona e di tutte le altre forme di vita della Terra. Anche gli animali e le piante sono anime. Quindi l'onnipresenza è applicabile a me come nostra totalità. Ma l'onniscienza, l'onnipotenza e la perfezione non lo sono. Queste si applicano solo al Creatore, che è puramente amore e lo esprime come energia luminosa e coscienza cosmica. Miei cari figli, molte cose che vi hanno insegnato su di me sono state inventate e alcune non hanno nemmeno senso, vero? Come posso essere un Dio amorevole e anche un Dio iracondo e vendicativo? Ogni anima del mio gregge è una parte di me. Perché dovrei mandare una delle mie parti in un luogo che le religioni chiamano inferno? Perché dovrei dire ad alcuni dei miei figli di uccidere altri perché il loro credo religioso è diverso? Perché dovrei pensare che di tutti i miei figli solo uno è stato degno di essere chiamato figlio? Nessuna di queste cose che mi vengono attribuite è vera. Ho divagato, ma volevo chiarire almeno questo punto. Ora vi prego di pensare a questo. Per essere al livello del Creatore dovrei essere perfetto. A livello dell'anima siamo tutti inseparabili, quindi se anche uno solo dei miei figli, e non avete un numero abbastanza grande per dirvi quanti ne ho, ha una fragilità, non posso essere perfetto. Se vogliamo avere la perfezione nel nostro universo, alcuni del mio gregge lontano devono prendere decisioni più sagge e gentili. Questo non è giudizio, è un dato di fatto. Il Creatore e io differiamo in un altro modo. Come sorgente di tutto ciò che esiste, il Creatore è consapevole di ciò che le anime fanno nel cosmo, ma non è coinvolto personalmente nelle loro vite. Io so solo cosa fanno le anime nel nostro universo e sono personalmente coinvolto nella vita di ognuno. Inoltre, rispondo alle preghiere di tutti. Forse non otterrete ciò che volete, cari figli, ma otterrete sempre ciò che vi serve per rimanere in linea con ciò che avete scelto nei vostri contratti d'anima. E se state pregando per altri, i loro contratti hanno la precedenza su ciò che voi volete per loro. A parte il rispetto dell'editto del libero arbitrio del Creatore, non mi sono state date limitazioni o istruzioni, quindi ho creato questo universo sulla base del servizio agli altri. La maggior parte del mio gregge si comporta bene con questa disposizione di aiuto all'altro, ma alcuni si comportano come se fossimo un'organizzazione egoistica. Poi ho creato le leggi che governano tutta la vita qui, dove scienza e spirito sono la stessa cosa, l'essenza di luce e amore del Creatore. Non ci sono giudizi, parzialità, calcoli stimati o deviazioni in nessuna delle leggi. Il fondamento della vita di tutte le specie e di tutte le azioni è l'esattezza delle frequenze e delle vibrazioni. Le leggi più elementari riguardano gli elettroni, i fotoni, il magnetismo, la gravità, la massa, il movimento e la conservazione. Alcune di queste entrano in gioco nella formazione di grandi sfere, dove vari tipi di strati, alcuni con caverne e laghi in zone cave, si accumulano intorno a un potente spazio centrale che attrae le particelle solide. Persone che hanno sviluppato una tecnologia tale da sbalordirvi abitano le aree cave dei pianeti,
in cui la superficie è diventata inospitale o hanno scelto l'isolamento come rifugio. I vostri vicini più prossimi sono diverse civiltà altamente evolute che vivono in città, che vanno dal modesto al meraviglioso all'interno della Terra. Una legge mantiene tutti i corpi celesti in movimento ordinato, in modo che non si scontrino, e un'altra fornisce le condizioni per la prosperità di tutta la vita sui pianeti o al loro interno. Sì, so che le collisioni avvengono e che le civiltà sono state annientate, ma non è a causa di difetti nelle leggi, bensì di azioni iniziate da membri del gregge dissennati con cui non mi è permesso interferire. In tutta onestà, il Creatore intendeva che il suo dono del libero arbitrio fosse usato con saggezza e benevolenza, e così è stato finché Lucifero non si allontanò. Questo ha posto le basi energetiche per ogni tipo di scempio nel nostro universo. Ciò che alcuni chiamano Satana è un flusso di energia diretto in modi distruttivi. Poi ci sono le leggi sull'attività e la reattività degli elementi nell'aria, nell'acqua e nel suolo, sul calore, sugli stati liquidi di vapore e solidi. Che nessuna civiltà possa intromettersi negli affari di un'altra civiltà se non è richiesta una legge. Le anime buone la rispettano, quelle non buone no. Molte leggi riguardano la grande varietà di materiali genetici e la composizione e il funzionamento dei corpi. Per esempio, l'unione di uno spermatozoo e di un ovulo si sviluppa in un bambino della stessa specie e una ghianda cresce in una possente quercia. La legge relativa alla comunicazione, che include la telepatia, dà a ogni anima una frequenza unica. E tutte sono conosciute dai miei emissari, angeli custodi, altri nei regni angelici e una miriade di spiriti guida, che rispondono in base alle esigenze di ciascun'anima. Sono le frequenze uniche che avvisano i miei figli nei mondi spirituali dell'imminente arrivo dei loro cari, in modo che possano riunirsi per salutarli. Alle leggi che riguardano più intimamente i miei figli, perché sono coinvolte scelte individuali, ho aggiunto la guida a livello dell'anima, coscienza, intuizione, istinto, ispirazione e aspirazione. Una legge in cui queste leggi sono particolarmente utili è la sincronicità, cioè gli eventi o le circostanze che si presentano in linea con gli obiettivi dei vostri contratti d'anima e degli accordi prenascita. Come una porta che si chiude e un'altra che si apre, per così dire. La legge dell'inclusione si riferisce alla conoscenza a livello animico, dove tutte le verità sono conosciute, e ciò che chiamate karma è la legge di causa ed effetto. Non si tratta di una ricompensa o di una punizione, ma dell'opportunità di ottenere un'esperienza equilibrata nel corso della vita per continuare a evolvere. La più nota delle mie leggi è quella dell'attrazione. L'energia dei vostri pensieri e sentimenti focalizzati si diffonde nella coscienza collettiva e riporta indietro ciò che più si avvicina al focus. Un'altra parte di questa legge non è molto conosciuta. I pensieri e i sentimenti collettivi di tutti gli abitanti del pianeta determinano ciò che accade nel vostro mondo. La legge dell'intenzione conferisce all'intenzione un'energia propria, separata dall'energia dell'azione, e la legge della grazia divina, che previene i disastri involontari, rafforza anche le anime in difficoltà che chiedono assistenza. E c'è la legge che alcune religioni interpretano come ciò che viene dopo la morte. Prima il giorno del giudizio, poi la decisione. Paradiso o inferno per l'eternità. La legge reale è semplice e istantanea. Quando il corpo fisico muore, il corpo eterico e la psiche della persona vanno automaticamente nella parte del mondo spirituale dove l'energia è la stessa di quella della sua vita, registrata momento per momento nei registri akashici.
Le vite nello spirito includono opportunità di crescita e di preparazione per la prossima vita fisica. Questa non è una legge, ma forse dovrebbe esserlo per la mia famiglia terrestre. Respirare profondamente e ritmicamente. Questo allenta la tensione e fa sì che l'energia fluisca senza intoppi, evitando di intasarsi e di causare dolori o malattie. Inoltre, libera la strada affinché le informazioni a livello dell'anima raggiungano più facilmente la vostra coscienza. Oltre a desiderare che respiriate sempre correttamente, come sento che stanno facendo i miei sé sulla Terra? Sono entusiasta della maggior parte di loro, che sono premurosi, attenti, onesti, gentili, riconoscenti e generosi. Ma francamente, quel gruppo tenace che io chiamo membri dissennati del mio gregge e che voi chiamate oscuri è angosciante. Ma non ci saranno ancora per molto, perché le forze della luce, o i capelli bianchi come dite voi, stanno rapidamente rimuovendo i loro abissi di oscurità. Liberare un mondo da lunghe, lunghissime, lunghissime epoche di controllo oscuro e trasformarlo in un mondo le cui fondamenta sono l'amore è un'impresa enorme, con considerazioni culturali, filosofiche, economiche, ambientali e di governance. C'è bisogno di molta luce per diffondere la visione, la saggezza, la buona volontà e il rispetto reciproco in tutto il mondo. Cari, continuate a diffondere le alte vibrazioni della vostra luce. Ripeterò un'altra cosa che dissi lo scorso gennaio, perché è anch'essa importante. Ho sempre voluto che la mia famiglia terrestre vivesse con gioia, cooperando insieme e con la diversità per arricchire le loro vite. Voglio che la mia umanità si ami e che vi rispettiate gli uni con gli altri e rispettiate la natura. Tutti sono parte di me, per preservare la bellezza del pianeta e prosperare nella sua abbondanza. Questo è il tipo di vita pagante che voglio per tutti voi volontari. Sì, siete lì per una missione e state facendo un lavoro magnifico per ispirare la famiglia sulla Terra a svegliarsi e a manifestare l'età dell'oro del pianeta. La gratitudine che Gaia e io proviamo per voi è sconfinata. Ma, miei amati figli, voglio che le vostre vite siano più della vostra missione. Giocate, ridete, cantate, ballate, siate gioiosi, abbracciate un albero e amatevi l'un l'altro. Susie, grazie per aver ricevuto il mio messaggio e grazie Matthew per avermi permesso di essere il messaggero oggi. Vorrei che tutti i miei figli sulla Terra mi sentissero quando parlo loro personalmente e lo faccio spesso. Un giorno lo faranno. Ti ringraziamo, Dio. Cerchiamo di essere illuminanti e incoraggianti. Ma le tue parole hanno un impatto molto maggiore delle nostre. Allora, cari fratelli e sorelle, facciamo eco alle parole di Dio. Giocate, ridete, cantate, ballate, siate gioiosi, abbracciate un albero e amatevi l'un l'altro. Gli esseri di luce di questo universo fanno il tifo per voi nel vostro viaggio sulla Terra e vi sostengono con il potere dell'amore incondizionato. Amore e pace. Suzanne Ward. Voce Marina.